Ricoverati stabili ma più giovani al San Luca, i pazienti Covid di tutta la provincia sono 20. Da ormai 10 giorni il primario Lucchi, cautamente ottimista, con i vaccini il virus circola ma fa sempre meno danni. Ferragosto di controlli, polizia e carabinieri pronti a setacciare la Versilia, occhi puntati sulle zone della Movida, sugli assembramenti, ma anche sul rispetto del Green Pass, i giorni clou dell'estate, super intensi sul fronte sicurezza. L'anagrafe dal tabaccaio, a Viareggio parte un nuovo servizio in convenzione fra il comune e 15 tabaccherie dove sarà possibile rinnovare documenti di identità e altri certificati ufficiali. Puccini incanta Tony Servillo, grande successo giovedì sera al Festival di Toro del Lago per lo straordinario melologo del celebre attore e regista teatrale. I campioni viareggini nelle file azzurre, la nazionale italiana di Emiliano Del Duca riparte da Tirrenia ad allenarsi per l'Europeo, Viareggio attende una nuova sessione di preparazione, tra i convocati tanti viareggini under 20 vincitori dello scudetto. Buonasera, ben ritrovati con la nostra informazione. Come avete sentito dai titoli in apertura, andiamo subito a sentire com'è la situazione all'ospedale San Luca di Lucca, nel quale ormai da mesi si rivolgono i pazienti Covid anche del Versilia. L'ospedale di Lido di Camaiore, infatti, il reparto è stato chiuso e dunque i pazienti vengono dirottati sull'ospedale lucchese, che raccoglie di fatto quelli di tutto il territorio provinciale. La situazione è ormai stabile e abbiamo sentito il primario Sauro Lucchi, c'è un cauto ottimismo, soprattutto fiducia nella campagna vaccinale. Nonostante l'aumento dei contagi, l'ospedale San Luca si appresta a superare Ferragosto senza particolari criticità sul fronte Covid. I ricoverati affetti da coronavirus sono una ventina, un numero praticamente stabile ormai da circa 10 giorni. Ricordiamo che nel picco della terza ondata all'ospedale di Lucca si raggiunsero i 120 posti Covid occupati. Inoltre, rispetto ai mesi scorsi, si è abbassata l'età media dei ricoverati, come ci conferma il responsabile di malattie infettive, Sauro Lucchi. I pazienti attualmente ricoverati hanno, nella maggior parte dei casi, un'età fra i 40 e i 65 anni. Ci sono poi anche alcuni pazienti più anziani, ma diciamo che nella maggior parte dei casi questa è l'età più colpita. E questi soggetti molto spesso sono stati contagiati in ambito familiare e in particolare dai figli più giovani che hanno contratto l'infezione soprattutto in vacanza. E cosa dobbiamo aspettarci nell'immediato futuro? Il virus continuerà a circolare, ma più la campagna vaccinale va avanti, meno possibilità avrà di provocare gravi danni alle persone e all'efficienza del sistema sanitario. Quello che penso ci dovremo aspettare è un numero limitato di soggetti che accedono alle strutture sanitarie. Perché o non vaccinati o perché non vaccinati completamente, come quello che sta accadendo oggi per i pazienti ricoverati attualmente al San Luca, e in questa situazione credo che potremo continuare a garantire i livelli assistenziali anche per tutte le altre patologie. Questa è la situazione ospedaliera. Veniamo ora invece ai numeri del contagio sul territorio toscano e vediamo i numeri di oggi. Sono 819 nuovi contagiati, sono numeri anche in questo caso, c'è da dire, sostanzialmente stabili rispetto a ieri, un tasso di positivi che scende invece, siamo in lieve calo, siamo al 5,6%, situazione ricoveri a livello regionale 295, sono 4 in più, sono stabili invece le terapie intensive, 4 i decessi attribuiti al Covid-19, in provincia di Lucca sono 83 i nuovi contagiati da coronavirus. E veniamo adesso alla cronaca con una rissa avvenuta sulla spiaggia di Viareggio ormai mesi fa, era il mese di febbraio, sono stati presi provvedimenti a seguito di indagini da parte della Questura. Vediamo la notizia anche sul portale noitv.it, i fatti appunto risalgono allo scorso inverno, una rissa in spiaggia nella zona della passeggiata fra un gruppo di ragazzi giovanissimi, è stato deciso il DASPO urbano, il cosiddetto DASPO urbano nei confronti di questi sei ragazzi.
ragazzini, si parla di minorenni, in 4 sono minorenni, 2 maggiorenni ma di appena 18 e 20 anni. Le indagini erano state condotte dai carabinieri e questi ragazzi sono stati denunciati dai carabinieri all'anticrimine della questura, che ha deciso appunto il provvedimento che vieta per un periodo che va da 6 mesi a 1 anno il ritorno nella zona della passeggiata di Viareggio e della spiaggia prospiciente. Questo provvedimento del tutto simile a quello adottato poche settimane fa nei confronti di altri 6 ragazzini per una rissa, un altro episodio che era avvenuto a inizio estate al pontile di Marina di Pietrasanta. Cambiamo decisamente argomento, parliamo di servizi pubblici. A Viareggio un accordo fra il comune e i tabaccai per i servizi di anagrafica. Sentiamo. Certificati anagrafici in tabaccheria. Ecco il nuovo servizio del Comune di Viareggio grazie alla convenzione siglata con la Federazione Italiana Tabaccai. Un servizio pensato per chi, per mille ragioni, ha difficoltà ad andare in comune per i certificati. Una bella collaborazione attivata a Viareggio con 15 tabaccai che porta l'anagrafe sul territorio. Snellimento delle procedure e inoltre un processo di digitalizzazione che sta andando avanti da parte dell'amministrazione. Questo è un modo per avvicinare i cittadini al territorio, diciamo i tabaccai che sono il vicinato di moltissime zone della nostra città, colgono l'occasione per poter andare lì e fare tutta una serie di documenti di stato civile, e questo è importante perché consente di snellire le procedure e inoltre di poter fornire un servizio migliore ai cittadini. Siamo soddisfatti di poter collaborare con le istituzioni affinché le nostre attività possano essere vicine ai cittadini, agevolandoli nelle loro incombenze quotidiane e svolgendo così anche una funzione di servizio, dichiara Giuseppe Pucci, presidente della Federazione Italiana Tabaccai della provincia di Lucca, categoria che ha subito risposto a questo nuovo progetto. Sono in tutto 15 le attività del territorio che hanno aderito, 2 a Torre del Lago, in Piazza del Popolo e sul Viale Marconi, e 13 a Viareggio. Per ogni operazione di rilascio dei certificati il costo è di 2 euro, IVA compresa. Quando comincerà il servizio? Molto probabilmente, viste le ferie e visti il periodo, non prima di ottobre. Si spera prima, ma non prima di ottobre. E adesso vi mostriamo, vi raccontiamo l'iniziativa, l'esempio di un bambino versiliese, Mattia, 10 anni, che insieme alla famiglia, un gruppo di volontari, ha deciso di dare per davvero il buon esempio nel rispetto dell'ambiente, dunque nel sensibilizzare le persone sull'abbandono delle mascherine anti-Covid. La prima iniziativa di una serie di attività ha preso avvio dalla Pineta di Ponente a Viareggio. Vedete il bimbo insieme appunto a familiari e altri volontari ha raccolto le mascherine abbandonate in pineta, davvero molte nel giro di poco tempo, di appena un'ora, invitando anche gli adulti e le altre persone a fare altrettanto e a mantenere la massima attenzione nella conservazione delle mascherine usate. Iniziativa che andrà avanti, ci spiegano dalla famiglia di Mattia, la prossima sarà nel Parco della Versiliana a Marina di Pietrasanta. Dopo lo stop della scorsa settimana per i chiarimenti sulle nuove disposizioni in merito al Green Pass, il calendario delle fiere promozionali del Consorzio di Promozione Turistica della Versilia per l'estate riprende il suo corso. Sulla passeggiata di Lido di Camaiore i primi appuntamenti saranno sabato 21 e domenica 22 agosto. Saranno apposti i dovuti cartelli informativi che indicano la necessità del possesso di Green Pass per potersi di fatto avvicinare ai banchi e alla zona della fiera. Spostiamoci adesso invece a Torre del Lago, in riva al Lago di Massaciuccoli, al Gran Teatro, con la serata evento che ha strappato applausi ed emozioni, quella con l'ospite, il protagonista, Tony Servillo. È stata la notte della conversazione e delle aree più belle di Giacomo Puccini, quella data in scena giovedì sera al Teatro sul Lago. Protagonisti Tony Servillo, il direttore d'orchestra Gianna Fratta e 2 cantanti, il soprano Donata D'Annunzio Lombardi e il tenore Marco Berti. In scena c'è un personaggio, Servillo, che non ama Puccini. Nella sua vita entra però una donna, il direttore d'orchestra, che invece adora Puccini e le sue opere. Con le aree più struggenti del compositore torrelaghese, lo scettico Tony, con un pizzico di ironia, arriva a capire, a sentire e ad apprezzare quella straordinaria musica pucciniana.
è una sfida tra noi, l'orchestra, io che la dirigo, e i due cantanti, Marco Berti e Donata Lombardi D'Annunzio, e Tony Servillo. Tony Servillo non ama Puccini, lo considera un autore un po' troppo melenso, un po' sentimentale, come hanno fatto tanti musicisti della metà del Novecento. E invece noi cercheremo di convincerlo in ogni modo che la musica di Puccini non è vero che è ricca di sentimentalismo, è soltanto sentimentale, non è sdolcinata, è dolce, è immediata, arriva al cuore di chi conosce la musica ma anche di chi non conosce la musica, e questo è il grande segreto e la grande bellezza della musica di Puccini. Quindi la sfida è questa: convinceremo Servillo a cambiare idea? Un duello in punta di lirica, come è stato scritto dagli addetti ai lavori. Allora inizierò da Sì, mi chiamano Mimì, dalla Bohème, poi avremo il duetto con Marco Berti della Tosca, Mario Mario, seguirà Visti d'arte, poi Tutù piccolo e Dio dalla Butterfly e Sola, perduta e abbandonata da Manon Lescaut. È stato uno spettacolo interessante, un vero e proprio duello tra i due protagonisti. Questo lavoro è una commissione del Festival Puccini, quindi il Festival Puccini è stato committente. Abbiamo chiesto a Giuseppe Montesano e a Servillo di creare questa forma decisamente inconsueta, che non è un melologo, non è un melodramma, ma un viaggio, una riflessione filosofica, estetica, umana. Su Puccini uomo e su Puccini compositore. Servillo, che cosa ne pensa a questo punto di Puccini? È stato eloquente il personaggio. Quello che ha detto il personaggio penso che sia molto chiaro, ed è esattamente quello che penso anch'io. E al Caffè della Versiliana invece un periodo di Ferragosto soprattutto dedicato alla politica con tanti big, si parte sabato 14 con Franco Gabrielli, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sarà intervistato da Stefano Tamburini, e ci sarà invece il 16 di agosto il vicepresidente e coordinatore di Forza Italia Antonio Tajani, intervistato da Alessandro Sallusti, mentre il 17 agosto sarà la volta di Matteo Renzi, segretario di Italia Viva, e infine il giorno seguente Renzi sarà intervistato da Massimiliano Lenzi, un altro Matteo, ovvero Matteo Salvini, leader della Lega, atteso per il 18 di agosto, intervistato da Sallusti. Gli incontri sono alle 18.30, vi ricordiamo che sono tutti trasmessi su Noi TV ogni sera alle 23, in replica alle 15 del giorno successivo. Gli incontri al caffè proseguiranno fino al 5 di settembre, giorno nel quale è atteso il ministro per gli affari regionali Maria Stella Gelmini. Un messaggio di pace in occasione delle Olimpiadi arriva da Sant'Anna di Stazzema fino a Tokyo. Un messaggio di pace da Sant'Anna di Stazzema a Tokyo attraverso le Olimpiadi, e il veicolo è la mostra dei colori per la pace, una raccolta continua di disegni realizzati dai bambini di tutto il mondo che anche nel 77° anniversario dell'eccidio è stata allestita nel borgo versiliese, quest'anno con un filo diretto con l'ambasciata italiana in Giappone, dove altri disegni sono in mostra ormai da settimane in concomitanza con i giochi olimpici. La mostra è stata accolta con entusiasmo dall'ambasciatore italiano, che l'ha prorogata fino al termine delle Paralimpiadi. È stata organizzata con questi messaggi così belli di pace dei bambini dedicati a diversi paesi del mondo in occasione delle Olimpiadi, in occasione di questa grande festa sportiva, che comunque anche è una festa che deve comunicare un messaggio di pace, quindi più che mai c'è una grande coerenza in questa iniziativa. I giochi olimpici dell'era antica chiedevano la tregua olimpica e le città greche facevano la pace tra di loro, almeno nel periodo delle gare. E così, su questo filo conduttore, anche Sant'Anna di Stazzema ha voluto lanciare un messaggio attraverso una mostra presso l'ambasciata d'Italia a Tokyo, per cui ringraziamo l'ambasciatore Giorgio Starace e la Fondazione Italia-Giappone che ci hanno dato il supporto nell'organizzazione di questo evento, purtroppo non in presenza, perché anche in Giappone ovviamente ci sono i problemi legati alla pandemia Covid, ma abbiamo cercato di fare comunque del nostro meglio con una mostra simbolica all'interno del presidio italiano in Giappone. Tre serate a fine agosto a Viareggio per una sorta di raduno di giovani voci emergenti, la Notte delle Stelle.
Tre serate per riportare Viareggio al centro della musica giovanile italiana. La spiaggia del Bagno Flora lungo il Molo il 25, 26 e 27 agosto ospiterà la Notte dei Desideri Viareggio Music Festival. 20 giovani cantanti emergenti in arrivo da tutta Italia si esibiranno con brani inediti portando in scena tutti i generi di musica leggera di oggi. La gara canora organizzata dal gruppo Giovani per Viareggio intende raccogliere l'eredità dello storico primo festival della musica d'avanguardia di nuove tendenze del 1971, primo raduno giovanile di massa della musica italiana che venne ospitato nella Pineta di Torre del Lago. Fu un festival che vide protagonista la premiata Forneria Marconi, che vinse assieme a Mia Martini, e quindi a distanza di 50 anni nel 2021 vogliamo rendere omaggio a questo importante evento che si è svolto nella nostra città. E quindi ci sarà questo festival, un festival di 3 sere, e questo è stato possibile anche grazie alla collaborazione artistica di Umberto Cinquini, che appunto ha accettato di essere il direttore di questo festival, che speriamo diventi un appuntamento importante per tutta la città. 10 esibizioni per sera per arrivare ai 12 finalisti dell'ultima serata, selezionati da 3 giurie differenti, composte da varie personalità del panorama musicale, 3 i premi in palio. Saranno 3 serate che a causa dell'ultimo decreto ci siamo visti un po' la strada in salita da quel punto di vista lì, ma siamo riusciti, diciamo, a prendere il toro per le corna e a organizzarci in maniera da poter comunque far partecipare direttamente le persone. Abbiamo contingentato gli ingressi a 200 persone a serata e manderemo l'intero evento sia in diretta radio che in diretta streaming nelle nostre pagine social. E noi facciamo una breve pausa, tra poco di nuovo insieme le notizie sportive del TG9 Versilia. Ben ritrovati con la pagina sportiva, di nuovo in primo piano il beach soccer, perché torna ad allenarsi la nazionale italiana di beach soccer, ancora una volta fra i convocati in vista dell'Europeo, tanti viareggini, alcuni neocampioni under 20, ce ne parla Roy Lepore. Riparte il beach soccer azzurro, il CT della Nazionale Emiliano del Duca ha ufficializzato la lista dei 20 convocati che parteciperanno al raduno di preparazione degli europei che si svolgeranno a Figueira da Foz in Portogallo dal 9 al 12 settembre. Questo primo collegiale si terrà nel centro tecnico di Tirrenia, che ha recentemente allestito un campo di beach soccer all'interno della struttura dedicata alla preparazione olimpica. Gli azzurri della sabbia inizieranno la loro preparazione sabato 14 per terminare questo primo step lunedì 23 agosto. Il raduno successivo inizierà il 29 agosto sempre a Tirrenia e sarà quello decisivo per scegliere poi i 12 giocatori che prenderanno parte alla fase finale dell'Europeo. Le avversarie dell'Italia saranno Spagna, Portogallo, Ucraina, Bielorussia, Svizzera, Russia e Polonia. Alcune novità tra i beacher chiamati da Del Duca, in particolare i 2 under 20 Fabio Pugliese e Tommaso Fazzini, ambedue giocatori del Viareggio Beach Soccer Under 20, sconsacrati campioni d'Italia della categoria nella prima edizione del torneo organizzato dalla Lega Nazionale Dilettanti. Quest'anno Fazzini premiato come miglior giocatore del campionato. Oltre ai 2 under 20 da menzionare, Joseph Junior Gentilin, già protagonista assoluto nelle qualificazioni dello scorso luglio a Nazareth, e Antonio Argentieri della Vastese, ambedue appena 21 anni. Lista dei convocati: portieri Alessio Battini del Catania, Andrea Carpita del Viareggio, Simone Del Messa della San Benedettese, Sebastiano Paterniti Barbieri del Catania, difensori Alessio Frainetti del Terracina, Daniele Lauri del Nettuno, Alessandro Miceli della San Benedettese, Fabio Pugliese del Viareggio, esterni Luca Addari della San Benedettese, Antonio Argentieri della Vastese, Joseph Junior Gentilin del Napoli, Marco Giordani del Terracina, Marcello Persia Montani della San Benedettese, Dario Ramacciotti del Catania, Salvatore San Filippo del Levante, Lorenzo Vaglini del Pisa, attaccanti Tommaso Fazzini del Viareggio, Gabriele Gori del Catania, Francesco Fabio Sciacca del Catania, Emanuele Zurlo, anche lui del Catania. E adesso l'hockey su pista con un CGC che punta ancora sui giovani.
Il consiglio direttivo del Centro Giovani Calciatori Viareggio, dopo aver preso la decisione di posticipare la 72esima edizione della Viareggio Cup a marzo 2022, ha confermato, pur in un periodo di gravi ristrettezze economiche dovute appunto alla sospensione dell'attività primaria della società causata dalla pandemia di Covid-19, il proprio impegno nella disciplina dell'hockey su pista. Prosegue quindi il lavoro di rilancio del settore giovanile affidato al coordinamento di Francesco Martini, che può avvalersi di tecnici di grande valore ed esperienza come Marco Bellini, Gino Marabotti, Mauro Cinquini e Cesare Frediani. Al contempo stanno procedendo all'allestimento di una squadra competitiva per affrontare la Serie A2. Nel rispetto del programma tracciato all'inizio della passata stagione, quello cioè di poter riportare nell'arco di 3 anni il centro nella massima serie. La dirigenza bianconera è all'opera con l'intento anche di consegnare al confermato tecnico Massimo Mariotti una formazione in grado di ben figurare nel campionato di competenza. Il bomber Samuele Muglia, trasferitosi al Bassano, è stato sostituito dal neo acquisto, il giovane ma già esperto viareggino Alex Raffaelli. Si sta cercando anche un valido sostituto per Ojeda, in uscita verso Vercelli, e trattative avviate sono per un ingaggio di un giovane portiere di prospettiva che vada a rilevare il partente Carmazzi. Confermato il resto dell'organico: Torre, De Nite, Rosi, Lombardi, Puccinelli, Brunoro, con l'unica eccezione di Gassino Gemignani, che pare deciso ad appendere i pattini al chiodo. Rientrano dal prestito alla SPV i giovani Falaschi e Palla. Con l'augurio quindi che la prossima stagione il pubblico possa accedere, pur con le dovute restrizioni, al Pala Barzacchi, il CGC dà appuntamento ai propri tifosi al 30 ottobre per l'inizio del campionato. E noi ci fermiamo per una breve pausa, fra poco di nuovo insieme. Di nuovo insieme, non ci sono aggiornamenti di cronaca, dunque termina qua questa edizione del nostro telegiornale. Vi ringrazio per essere stati con noi, auguro a tutti voi una buona serata.